prego. Oggi parliamo di incontinenza urinaria. È un problema grave che interferisce sulla normale vita sociale, psicologica e lavorativa delle persone. È un problema che colpisce sicuramente molto di più le donne che non gli uomini. Di questo tipo di patologia si può spesso guarire. Non è come appare nelle televisioni, nelle quali il consiglio è quello di mettersi il pannolone, ma a seconda del tipo di incontinenza urinaria, che sia da sforzo e la quale può essere operata, che sia post-chirurgica, che può migliorare con delle riabilitazioni o con un intervento, che sia da urgenza, che può migliorare con una terapia medica. Una buona quota delle incontinenze urinarie può essere migliorata e guarita. Questo perché noi in Italia spendiamo più di 300 milioni all'anno di presidi per l'incontinenza ed è totalmente ingiustificato in un momento come questo in cui abbiamo delle ristrettezze economiche. Diciamo che la prevenzione purtroppo è molto scarsa, nel senso che si può agire nelle fasi iniziali con dei cicli di riabilitazione, ma non è facile individuare le fasi iniziali, anche perché essendo un problema molto intimo delle persone, molto sociale delle persone, spesso noi arriviamo a vederle quando ormai la situazione è conclamata e quindi siamo in ritardo per poter fare un'opera di prevenzione.